Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill 3. Probabilmente l'ultimo episodio di questo capitolo, visto che siamo veramente vicinissimi alla conclusione. E come abbiamo visto nell'ultimo episodio, non ci rimane molto se non finire l'esplorazione di questo nowhere, di questo da nessuna parte molto particolare. E io infatti inizierei subito con dare un occhio a tutte le porte che non si aprono, giusto per dire siamo sicuri. Ne abbiamo un'altra di qua. Questa probabilmente si apre, vedete com'è inquietante? Vedi? Oppala! La cameretta di Alessa! La cameretta di Alessa con la save room, che tra l'altro stavo cercando nello scorso episodio. Una chiave, tutte le farfalle, falene che oramai hanno perso di significato. Anche questa è una cosa che fa un pochettino rodere. Vi ricordate quant'era bello scoprire alla fine la passione di Alessa per le farfalle e le falene? Motivo per cui scoprivamo all'improvviso, all'ultimo del gioco, il motivo, anzi, il significato di quella boss fight della falenona, della farfallona gigante. Ecco, dove sono finite tutte queste fantasie, tutte queste paure di Alessa? Eder non le ha dimenticate, Eder è Alessa e Eder ha ripreso i ricordi di Alessa. Ma dove sono le falene? Dove sono le farfalle? Dove sono gli pterodattili di quel libro emozionante che aveva letto da piccola? Dove è finita la sua paura per gli insetti? Dove è finito tutto questo? Cos'è rimasto di tutto questo? Le carrozzelle, le sedie a rotelle, i lettini dell'ospedale, le infermiere, perché sono le cose che fanno più paura, capite? Ci si è concentrati in questo capitolo nelle cose che fanno paura al pubblico, tralasciando completamente, non completamente, però tralasciando molto l'horror psicologico. Quando c'è di mezzo i soldi, quando ci mette di mezzo bocca Konami, queste sono le cose che succedono. Si tralascia, tra virgolette, l'arte per ciò che tira, ciò che fa soldi, ciò che crea soldi, ciò che vende. È veramente triste sta roba. Soprattutto rivedendo adesso ste farfalle qua, è proprio triste. Ho una chiave d'ottone che adesso andremo ad analizzare. Abbiamo anche un libro da analizzare, non me lo sono dimenticato, non vi preoccupate. Gli scarabocchi qui per terra sono di Alessa, non i tuoi, di Alessa. I miei vestiti di quando avevo 7 anni adesso non mi stanno. Che i scarabocchi sono di Alessa, i vestiti sono i tuoi. Questo è un armadio, non ha nessun significato per te. No, eh? Gli scaffali sono pieni zeppi di libri. Drawing block. Era di Cheryl questo. Questo è il mio libro dei disegni di 17 anni fa. Sulla copertina c'è un disegno di papà, una vera schifezza. Ma che ci fa qui? La porta trema, certo, ma è ben bloccata. C'è un segreto nascosto alla tua vista beata. Forse stai pensando, che sarà mai? Ti servono 5 carte magiche, se scoprirlo vorrai. Che farne allora di questo materiale? Te lo voglio dir subito e senza dolore, sempre che tu prima dica per favore. La prima cosa che devi capire è che in ogni fila c'è qualcosa da scoprire, ma questa non è neanche la metà, con 3 sarebbe difficile in realtà. L'uomo alla rovescia si trova sotto il suolo, l'impiccato, no? L'appeso. Tanto a destra che a sinistra è tutto da solo, lascialo in pace, anche se le sue lacrime ne esprimono il dolo. La luna vola alta sopra il cielo, piena o a metà, è come un veliero. La stella polare sta come un collare sulla testa di un matto giullare. Sua eccellenza, Vossia, che prega Iddio e così sia, tu che sei sempre così taciturno, perché guardi sempre al cielo notturno? È molto bella, sta filastrocca, è molto molto bella. L'hai capito ora? Non l'hai dimenticato? Un punto cruciale non può andare perduto. Aspetta, non scappare. Prima che tu cominci a randellare, ecco un altro indizio che la giusta strada ti farà trovare. Quella cosa della notte, odiosa e molesta, meglio stare attenti, non è alla tua destra. Gira a mancina e lo avrai in vista. Vuoi dunque aprir la porta? Oltre troverai solo periglio e spavento, stanne certa, ma non ti spaventare, continua a giocare.
oppure tutto solo sarò costretto a restare. È molto, 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 molto bella questa filastrocca, che ovviamente è l'indizio che ci permette di risolvere l'enigma dei tarocchi. Anche questo uguale, non uguale, ma molto molto simile a quello che abbiamo visto alla fine di Silent Hill 1 per aprire la porta finale che ci conduceva al boss. Ma noi non abbiamo ancora tutti i tarocchi. Diamo un'occhiata. Noi abbiamo, ne dovremmo avere tre, mi pare, ne abbiamo trovati fino adesso. Uno, due, tre, esatto. Noi abbiamo l'impiccato, la luna e l'occhio della notte. Ce ne mancano due. Ma qua abbiamo anche Leggi dell'altro mondo, un vecchio libro che ho avuto da Vincent negli archivi. Esamina. Il quadrato magico, con grandi proprietà di difesa contro i sortilegi, chiamato Elmo di Virun VII o Sigillo di Metatron. Dà risultati a prescindere che l'obiettivo sia buono o cattivo. La sua forza dà perciò grandi responsabilità al portatore, dato che è anche difficile da controllare, di solito non viene utilizzato. Ecco perché porta il nome Metraton, dall'angelo Metatron o Metraton, noto anche come agente di Dio. È una spiegazione, vai, si è buggato lì. È una spiegazione del nostro sigillo che abbiamo. Chiave d'ottone, questo era il modello per la chiave della mia stanza. Ok, quindi qua non andiamo da nessuna parte, ci resta quel corridoio infinitamente lungo da esplorare. Che era questa porta qui, giusto? Sì. Oh shit, mi fanno sempre paura sti cose. Mi trovo sempre in faccia, mi fanno sempre prendere un colpo. Ok. Questo è lo scantinatino segreto che abbiamo trovato. Una porta di metallo. La stanza d'ospedale di Alessa. Anche questa la conosciamo molto bene. Qui c'è un'immagine, ma non è affatto il mio stile. No, non ne dubitavo. Che da notare... è tipo, si vede malissimo, ma vedete, tipo un corvo, comunque una figura corvina, che banchetta su un corpo umano. 24 anni fa, mo Dalia si servì di me per invocare Dio. Qui c'è un errore di traduzione. Quel mo sarebbe per mother o mom, cioè... la mamma, quindi dovevano tradurre 24 anni fa, ma Dalia, ok, perché stava per chiamarla mamma, madre, e si è corretta con il nome, perché non la sente più come madre, ok? È un errore di traduzione questo qua. Dio era nel mio ventre, ma non riuscì a partorirla. Poi fu rinchiusa qui in questa stanza d'ospedale. Rimasi qui finché papà non mi aiutò ad uscirne quando avevo 14 anni. Dio mi divorò dall'interno, facendomi soffrire fino alla pazzia. Ero lì che desideravo solo di morire e di farla finita, ma ho continuato a vivere quell'incubo per 7 anni. La vista di questo letto mi ricorda quei giorni orribili, e preferisco non ricordarli, perché adesso non sono più Alessa, ma Alessa è ancora me. Non è che stia cercando di negarlo. No, no. Prendiamoci proiettili per pistola. Questo sembra un farmaco di sorta, ma sull'etichetta c'è solo il nome sull'etichetta. Nessuna descrizione, troppo rischioso, non importa. Complimenti, complimenti, complimenti. Proprio penoso. Questo sembra un farmaco di sorta, ma sull'etichetta c'è solo il nome sull'etichetta. Qua abbiamo un libro di fiabe, presumo. C'è qualcosa appiccicato a questo libro. Il tarocco, il matto. Questo libro. Sento come se dovessi leggerlo, ma allo stesso tempo non voglio. Aglafotis, liquido rosso o cristalli simili a sangue. Secondo la Cabala, il nome proviene da una pianta con poteri di scacciare gli spiriti maligni. Si narra che cresca nei deserti arabi. Può essere vaporizzato o utilizzato come poltiglia contro i demoni. È potente, ma siccome è rara, è estremamente difficile da ottenere. Vi ricordate? Era la fiala che aveva il dottore nel primo Silent Hill, quella con cui poi potevamo sconfiggere più agilmente il demone e ottenere il finale, quello buono che abbiamo visto noi nel primo Silent Hill. Una foto di quando avevo 7 anni, ho l'aria triste e annoiata. Beh, è naturale, a quei tempi ero sempre così. Ecco perché sei così negativa con tutto.
un'ampolla. E possiamo andare. Adesso dovremmo avere tutti i tarocchi e non c'è rimasto niente da esplorare. No? Vediamo se abbiamo tutti i tarocchi. 1, 2, 3, 4. Dannazione, ce ne manca uno. Ci manca un tarocco. E dove potrebbe essere? Qua abbiamo esplorato tutto. No, 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 no. La chiave per aprire questa porta qua. Dobbiamo tornare tutto indietro. Mamma mia, non me la ricorderò mai la strada per tornare lì. Adesso ci saranno mostri ovunque, prepariamoci. Magari non qui perché c'è Valtiel. O forse sì. Un insane cancer. Anche qua, guardatelo qui, bellino bellino che se la dorme. Ma noi lo ignoriamo. Un altro di qua. Ecco di loro che mi fanno sempre paura. Mi si ponono nel viso. Sono tantissimi. Ok, da qui dobbiamo andare a destra e poi a sinistra. Questa porta qui. No, l'ultima allora. Controlliamo gli HP. Quando arriviamo al rosso utilizziamo un'ampolla. Ok, da qua. Da qua invece dobbiamo andare a destra, sinistra, ok, dopo la strada me la dovrei ricordare. Oh mio Dio. Questi c'erano anche prima, no? Siamo dove c'erano i due, sì. Questi c'erano anche prima. Dovremmo riuscire a passare, sì. Oh my God. Questi mi fanno adesso? No, ancora no. L'uscita è alla nostra sinistra. C'è questa luce. Vedetti voi. Arrivano. Ah no, sono gli insane cancer di là. Maledetta sta telecamera. Come stiamo? Siamo sul rosso adesso. No, non ancora. Questa è una zona del tutto nuova per noi. Non vedo porte. Sono infatti tutte più avanti. Insane Cancer, sempre Valtiel che pattuglia e ci osserva passivamente. La scuola. La scuola che è stata tanto terrificante per Alessa. Vattene, crepa, ladro. Ladra, sarebbe. Questa era di Alessa. Voglio dire, una volta era la mia scrivania. Isolata, in mezzo alla stanza, con tutti i banchetti lontani. Tutta roba che abbiamo già visto, ovviamente. Sul podio c'è un taccuino tutto logoro. Ops. E dentro c'è anche una lettera, vediamo un po'. Nella mia classe c'è una bambina chiamata Alessa.
Se hai la memoria buona, te la dovresti ricordare. È quella che dicevano fosse una strega. È molto probabile che sua madre la picchi. Non l'ho mai vista senza qualche livido ferita. Ha un'espressione molto sofferta per una bambina di 6 anni. Una cosa del genere può essere abbastanza comune. Invece di far stupidaggini, è meglio aspettare e vedere che succede. Ma forse posso fare qualcosa per aiutarla? Sto pensando di chiedere a un avvocato, ma ho dei dubbi. Ecco perché ho pensato di chiedere prima la tua opinione, amico mio. Kay Gordon. Ora, vedete come anche qui abbiamo un riciclo di momenti clou, di momenti importanti. Tutto quello che stiamo vedendo di saliente, di importante, è tutto riciclato da Silent Hill 1. Tutti questi momenti che dovrebbero essere i più fighi, i più belli, è la stessa minestra riscaldata di Silent Hill 1. Perché? Perché ovviamente è che ci potevano mettere. La storia quella è, non la potevano cambiare. Quello che intendo io è che qui si vede proprio bene come non fosse nell'intenzione di nessuno, se non di Konami stessa, per motivi economici, per fare soldi, di continuare sta storia, perché non c'è niente da continuare. Pensateci, cosa ci ha dato in più questo Silent Hill 3 rispetto a Silent Hill 1? Niente! Ma proprio zero, niente, nulla, nada, nicht, rien. Come posso essere più esplicito di così? Non aggiunge ma proprio nulla. Né nel passato di Eder, Alessa, Cheryl, quello che volete, di Harry, di Lisa, di qualsiasi personaggio che conosciamo, né nel futuro. Perché cosa sappiamo di questa Eder 17enne? Sappiamo del suo passato terrificante, traumatico, della madre che la picchiava, che la torturava, di tutte le cose che gli ha fatto. Sappiamo dei suoi compagni di scuola che la evitavano, vedete, con i banchi proprio messi via a cerchio, lontani da lei il più possibile. Sappiamo tutte queste cose del suo passato, che abbiamo già scoperto in Silent Hill 1, ma nei 17 anni dopo di Eder come ha vissuto? Che gli è successo? Com'è stata la sua vita da lì in poi? Nulla, zero, niente, proprio Ale, non la storia, volendo, poteva incentrarsi nella crescita di Eder, visto che la crescita è anche una delle tematiche di questo Silent Hill 3, ci si poteva concentrare su quello, ma fare quello voleva dire ripartire da zero con un nuovo script, con una nuova trama, con una nuova sceneggiatura, ripartire tutto da capo e scrivere, creare, inventare tantissime cose nuove. Richiede tempo, soldi e fatica, tutte e tre cose che non c'erano, e quindi che si fa? Si ricicla tutto! Tutto di sana pianta dal primo Silent Hill. Tutto, ragazzi. Perché, ripeto, qui non c'è niente che noi non abbiamo già visto, già sentito, già giocato, già fatto. Qua, tutto. Ovviamente tutto un po' mascherato per il fatto che è il continuo della storia e stiamo rivivendo il passato. Ma noi che il passato l'abbiamo vissuto in Silent Hill 1, tutto questo non ha proprio senso. Non ha proprio senso, perché rifare le stesse cose, rivedere le stesse cose. Questa è l'immagine di un lupo. Sembra un cane, ma c'è scritto lupo. Dunque, ok. Meno male che hai puntualizzato. Oddio. Dov'è che siamo qua? Ok, abbiamo superato l'insane cancer da lì. Perfetto. Questa invece è, di nuovo, quella stanza che abbiamo visitato prima, dove abbiamo trovato la cassetta, vi ricordate? E questa volta abbiamo modo per ascoltarla. Ma prima? E queste che sono? Lettere? No, forse sono dei suggerimenti? La gente inizia a manifestare scontento perché padre Vincent usa i soldi dell'organizzazione per i suoi scopi personali. Mi è anche giunta voce che padre Vincent stia estorcendo donazioni. Ragazzi, padre Vincent! Noi cosa sapevamo finora di Vincent? Niente. Non sapevamo chi fosse, cosa faceva, chi era. Sembrava un personaggio buttato un po' lì, no? Ciao, sono Vincent, ho gli occhiali e ho una voce fastidiosa e mi comporto da viscido. Adesso sappiamo che era il prete di questa di questo culto. E guardate che prete! Mi è anche giunta voce che padre Vincent stia estorcendo donazioni e che poi li spende per i fatti suoi.
È davvero la persona giusta per una tale carica? Non posso certo ignorare tutto ciò che ha fatto per far crescere l'organizzazione. Anche se crediamo in Dio, se venissimo chiamati a raccolta, non dovremmo essere giudicati per la nostra fede invece che per i nostri limiti. L.S. Qui ci sono dei libri, niente di particolarmente interessante. Qui c'è un registratore, sembra perfettamente utilizzabile. Utilizziamolo. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord! Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. La conferma che Vincent era il prete di tutta questa faccenda. Abbiamo un'altra porta di fronte. Oh Madonna. Quattro missionari che dobbiamo cercare. Oddio, ma vengono tutti proprio schierati. C'è una porta, qualcosa qui? No, è una trappola mortale. Arrivederci. Giusto, non c'era nient'altro. No, è una trappola mortale. Quindi speriamo nell'ultima stanzetta. Di nuovo la stessa camera con il tarocco, finalmente. Ma c'è una vecchia cartolina di buon compleanno sulla scrivania. L'aveva ancora con sé. Happy birthday. Alla piccola Claudia, buon sesto compleanno. Ti voglio bene come se fossi la mia vera sorellina. Auguri. Questa è ovviamente una lettera che scrisse Alessa a Claudia, perché erano amiche da piccole. E si chiamavano sorellina, no? Si chiamavano sorelle, anche se non lo erano, non sono davvero sorelle. Ho il tarocco La Papessa, trovato guarda caso nella camera di Claudia. Sulla copertina c'è scritto in piccolo Claudia Wolf. Questo sembra il suo diario. 10 novembre. Allora non è morta, è nata, lo so per certo. E allora perché non l'ho ancora trovata? In teoria avevano bisogno dei suoi poteri per fare il paradiso, per la felicità di tutti. Doveva rinascere per questo. Vorrei davvero vederla. 14 novembre. Letto il libro dei Salmi. Voglio ringraziare il Padre per avermi apprestato questo tesoro. Ci ho trovato quello che cercavo, come risvegliare Dio. Ma è davvero troppo crudele. Sarò in grado di farlo quando la incontrerò. 16 novembre. Giornata libera. Letto Storia dei rifugiati e Giovani schiavi, lo sfruttamento dei bambini. Non voglio restare un semplice passante in questo mondo, ma ora non posso fare niente e ne soffro.
Qui c'è qualcos'altro? Questa libreria non è niente di speciale, ok. Abbiamo tutti i tarocchi. E, boh, non c'è bisogno che mi dilungo su quello che abbiamo. Che mi dilungo su quello che abbiamo letto e sentito in queste due stanze, ovvero il dialogo tra Vincent e quell'altra donna. Non riesco ad aprire, non riesco ad aprire, sono tutti chiusi. E il diario di Claudia. Cioè, mi pare tutto più che chiaro e più che palese. Ok, qua c'era il finimondo, di qua ancora di più. Dobbiamo ripassare in quello spam di mostri allucinante. Eccoli. Ok, qua gli Insane Cancer, dobbiamo andare a sinistra. Permesso, scusi. Guarda come sta degenerando tutto. Ok, qui sotto la strada non me la ricordo. Quindi è a sinistra, tutto in fondo. Ma c'era un missionario qua, l'abbiamo ucciso? No, era questa, la penultima. O vai, lo spam nel burrone. Io non lo so. E non è venuto neanche Valtiel, almeno fosse venuto Valtiel, vi facevo vedere, ma non vuol venire, non vuol venire in questo dannato playthrough. Valtiel non vuol venire, è clamoroso. Se Valtiel venisse, quello che accade è che semplicemente lo vediamo arrivare, prenderci per le gambe e portarci al sigillo più vicino, qui, dove ci fa rinascere. Questo è tutto quello che succede. Ora, era passato un bel po' dall'ultimo salvataggio, santo cielo, e a me mancheranno tutti i tarocchi. Quindi, mamma mia, ne devo ripigliare tre. Va bene, allora, tanto voi avete già visto tutto, faccio tutto io off camera e ci rivediamo davanti alla porta dove dovremo usare i tarocchi per vedere cosa ci aspetta dopo. A tra poco. Ok, rieccoci. Ho ripreso tutti i tarocchi. E sono ritornato esattamente nel punto, più o meno, poco prima di dove siamo morti poco fa. Però questa volta, mentre che passavo alla prima, ho tolto di mezzo i due nemici che stavano qui. Così che magari non cadiamo di sotto di nuovo. Perché lì che è successo? Che io sono arrivato troppo vicino al bordo ed era fatto l'animazione che stava per cadere. Siamo stati colpiti dal pendulum e siamo caduti. E addio, morte sicura. Questa volta non succederà. Ok, è questa stanza in fondo, quella che ci interessa. Ok, il taccuino qui sopra, io non ricordo se lo avevamo letto, ma io per sicurezza lo rileggo, in tal caso poi voi lo skippate. Mi pare che non l'avevamo letto noi prima. Un libretto di appunti, dentro c'è scritto qualcosa. Sta proprio dietro questa porta, non so come ma lo sento. Ma non è sola lì dentro, sento la presenza di qualcosa di estremamente pericoloso, di disgustoso, o di ciò che chiamano Dio. Ciò nonostante aprirò la porta, basta con le chiacchiere. Non sono Dio, ma intendo davvero salvarla, anzi, loro. L'ultima annotazione risale a 17 anni fa. Anche questo sembra scritto da papà, perché ovviamente questi taccuini che troviamo in giro, l'avete capito, sono i taccuini in cui salvavamo nel primo Silent Hill. Si salvava scrivendo la storia nei taccuini. Veramente molto bella adesso la cosa che ritroviamo questi taccuini qua sparsi in giro con scritto le annotazioni di Harry ai tempi. Veramente, veramente molto bella. Ok, allora salviamo.
e prepariamoci a risolvere l'enigma. Allora, io l'enigma non me lo ricordo, ovviamente, quindi saremo costretti a rileggercelo. Allora, la prima cosa che devi capire è che in ogni fila c'è qualcosa da scoprire, ma questa non è neanche la metà, ok? Quindi la prima cosa che devi capire è che in ogni fila c'è qualcosa da scoprire, credo che intenda che in ogni fila ci deve essere una carta. Almeno ogni fila c'è una carta. L'uomo alla rovescia si trova sotto il suolo, tanto a destra che a sinistra è tutto da solo. Quindi sta al centro, in basso, l'appeso, e non c'ha niente né a destra né a sinistra. Lascialo in pace anche se le sue lacrime ne esprimono il dono, ok? Quindi l'impiccato sta in basso, al centro. La luna vola alta sopra il cielo, piena o a metà e come un veliero. La stella polare sta come un collare sulla testa di un matto giullare. Quindi la luna e la stella stanno in alto, il matto sta al centro. Sua eccellenza Vossia, ovvero la papessa, che prega e Dio e così sia, tu che sei sempre così taciturno, perché guardi sempre al cielo notturno? L'hai capito ora, non l'hai dimenticato, un punto cruciale, non può andare perduto, aspetta a non scappare prima che tu cominci a randellare. Ecco un altro indizio che la giusta strada ti farà trovare. Quella cosa della notte, odiosa e molesta, meglio stare attenti, non è alla tua destra. Gira a mancina e lo avrai in vista. Ok, allora, proviamo. È chiuso. Proviamo. Dai, ma mi fai mettere le carte una a una, ma che fastidio. Allora, l'impiccato sta qui, perché sta in basso e non ha nessuno né a destra né a sinistra. Ok, adesso, oh, meno male che avete fatto sta roba. Abbiamo la luna, la papessa, l'occhio della notte, il matto. La luna sta qua. La papessa, il matto, l'occhio della notte. L'occhio della notte fa da collare al matto giullare, mi pare diceva, una cosa del genere. Quindi la papessa va qui, non mi ricordo se era la luna che faceva da collare, no, era l'occhio della notte, fastidioso, ok, quindi qui, e l'occhio della notte qui. Quale carta vuoi togliere? Mi sa che non ho fatto bene, vero? Nope. Mi sa che non ho fatto bene, rileggiamo. E se invece avessi sbagliato a interpretare la luna e la stella polare e quindi avessi fatto bene all'inizio, tipo la papessa qui, il matto qua, ma l'occhio del cielo sopra la papessa e la luna sopra il matto. No. No, però. Però potrebbe essere corretto, ma sbagliato i lati. Quindi mettiamo. Facciamo così. Proviamo. Allora, il matto qui. Questa per forza. Allora, ora ad esclusione è questa per forza. Quindi. E per forza il matto sta qui, la luna sta sopra il matto perché ho sbagliato al contrario, la papessa quindi sta a sinistra alla mancina con l'occhio della notte, per forza, era per forza così ragazzi, perché considerando che l'appeso deve stare sotto da solo per forza, la luna e il... E la stella polare devono stare in alto per forza, il matto c'ha sopra uno dei due e la papessa c'ha quell'altra, per forza doveva essere così, era solo questione di imboccarle. Ale,
Ale però adesso si salva perché ve lo ricordate, no? Che c'è dietro sta porta. Anche questo l'abbiamo già visto, sappiamo benissimo che qui dietro avremo il nostro bene amato boss finale. Chissà se è stato riciclato anche il boss finale o se l'hanno cambiato. Chissà, noi per sicurezza ci imbracciamo il nostro favoloso doppiettone, che è carico, sì, perché qui la doppietta ha 6 colpi. Ci prendiamo il nostro bellissimo doppietto, anzi, ci prendiamo la nostra mitragliatrice che ha solamente 32 colpi, quindi li usiamo e poi andiamo di doppiettone e ci curiamo ben benino. Voilà. Per la boss fight abbiamo 94 colpi di pistola, 27 di doppietta, e non abbiamo preso la pistola elettrica, che non ricordo dove si trovasse. E poi andiamo di mazzate. Dovrebbero bastare, 27 colpi di doppietta, ragazzi, sono tanti. Lo sfasciamo più un caricatore della mitragliatrice. Mentre di cure abbiamo due bevande energetiche, due pronto soccorso e tre ampolle. Se ce la facciamo. Se non faccio cavolate io, ce la facciamo. Io quindi, aspetta, salviamo adesso, che siamo equipaggiati e messi a modino con la roba carica. E andiamo. Distruggiamo questo coso che deve nascere per la seconda volta. What do I want? Well, for the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare, just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? You will go to hell. Not that again. Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way, then you kill me. Well, well, the guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! Important. You're not going to run? I can
guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alyssa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. That's fine. Alyssa, my dearest. For the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind, it was too deep a sin. It was hubris for me to try to hasten the day of feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Now, Alyssa, there's nowhere else to run. Alyssa? Ora, io ci tengo a farvi notare come il desync che vedete tra il labiale durante questi filmati non è una roba di editing, cioè è proprio così che ogni tanto svalvola un pochettino e fa cose. Ma ora, a parte tutta questa scena allucinante, adesso dobbiamo decidere cosa fare. Claudia,
Vincent. Vincent è morto. Noi volendo, pensate un po', noi potremmo sparare a Claudia, fare festa finita, ma solo nel tentativo di provarci, game over. Praticamente l'odio che Eder manifesta nei confronti di Claudia nutrirebbe questo dio che ucciderebbe automaticamente Eder uscendo dal suo corpo. Quindi sarebbe automaticamente game over. Quindi ci si ritrovano da un filmato di tensione che fa salire tutto, ecco fatto, non c'hai manco il tempo, muori subito lo stesso anche così. Ecco, quello di cui stavo dicendo, cioè la valanga di cazzate che stanno in questo Silent Hill 3. Vi dicevo che se si spara a Claudia, e lo si può fare, l'odio che nutre nel corpo Eder, bla bla bla, fa nascere questo dio, e c'è quel filmato che avete appena visto voi adesso, in cui Eder muore e si vede il dio che nasce, ma tu non lo vedi il dio che nasce, solo Claudia lo vede. E a quanto pare questa non me la ricordavo, anche se aspetti troppo, capito? Lei, beh, sei morto, game over, riparti. Bello. Bello, fatto bene. Quindi cosa dobbiamo fare lì? È semplice, vi ricordate la Galopotis lì? Quella roba rossa che uccide o comunque danneggia in maniera potente i demoni, le divinità e bla 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 bla. Ecco, noi ce l'abbiamo, solo che non ci ricordiamo di averlo. Se noi andiamo a vedere nel nostro inventario, tra gli oggetti, noi abbiamo questo bellissimo ciondolo. Papà me lo diede per il mio compleanno, è uno dei miei tesori più cari. Se noi lo esaminiamo, dentro c'è un gioiello come una specie di pietra rossa. Quando chiesi a papà cos'era, mi disse solo un portafortuna, ma poi aggiunse di starci molto attenta e di non togliermelo mai. Come mai mi viene il mal di pancia ogni volta che lo guardo? Perché dentro di te è la divinità e questo coso uccide quella divinità. È ovvio, no? Quindi noi lo usiamo e voilà. Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Ma quanto è trash sta roba, ragazzi? Ma quanto è trash? Sembra un film della Troma. Claudia!
Lo sapete, è che io non parlo mai nelle cutscene, nei filmati. Io me ne sto sempre zitto e ve le lascio godere. Ma quando è troppo... Cioè, a me già veniva da ridere. Cioè, facevo di tutto per trattenermi. Ma poi l'ho dovuto dire. Ma davvero, ma quanto è trash questa cosa. Sembra davvero quei B-movie. Quelli fatti apposta in questa maniera. Tipo, infatti ho citato la Troma perché è la più famosa. Era proprio un B-movie di, non lo so, anni 70-80. Quella che ringoia il dio. Lo prende l'abortino e se lo ingoia con i suoni gutturali. Poi diventa rossa, va lì. E proprio un bam bim, pada pum pam pam. Andiamo a ammazzare sta divinità. Bah. Da notare cosa sembra questo squarcio, eh. Eccolo. Non è venuto bene bene, eh. Non è, decisamente non è venuto bene bene. Però insomma questo è... Oh porca miseria, io per farvi vedere lì. Abbiamo finito i colpi. Madonna se ci ha fatto male. Andiamo subito subito di doppiettone. Facciamo passare la voglia di fare la divinità. Te. Aia. Quanto male fa? Ancora bene, ancora bene. Aia. Qui è chi resiste di più, eh. Ampolla. Vieni, vieni. Vieni giù quel faccino carinissimo. Oh, dovrei caricare. Non ho proprio un modo di schivarla questa. Dovrei tipo sparargli da lontano. Possiamo reggerne un'altra. Io te l'ho presa proprio male. E mi sono preso io invece una sberla piena. Un'altra ampolla. No, ma perché abbassi la mira, Ed? Come stiamo? Un'altra la reggiamo.
that the end? I guess it's time to roll the credits. You're still alive. Heather, what the? What, Heather? Ah! Oh. Just a joke. Oh. You've got terrible taste. I'm sorry. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Bello, eh? Ai ragazzi. Ma avevo detto, no, che il finale sarebbe stato Allora, niente, qui vediamo le nostre statistiche che sinceramente ce ne frega niente. Nuova partita extra è stato aggiunto alla schermata inizia partita. Gioca da là per vedere le nuove funzioni. Partendo da nuova partita si inizia la nuova partita senza le funzioni extra. Hai soddisfatto i requisiti per l'arma nascosta Shabola. Costume extra è stato aggiunto alla schermata inizia partita. Bla 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 bla. Happy birthday. Ora qui ricaricherà i dati e cose così, potremo salvare. Ma quello che volevo dirvi io, quello su cui mi volevo soffermare un attimo, è proprio la bruttezza di questo filmato finale, che veramente dà i brividi da quanto è brutto. Cioè, Heather che arriva e fa lo scherzetto lì a Douglas, a lei, no, adesso chiamami Cheryl, vai, andiamo, e poi, boh, finito, capito? Cioè, non c'è una reale conclusione del che è successo, basta, abbiamo fatto quel che dovevamo fare, capito? Questo è il succo dello sviluppo di sto gioco. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo... fatto il gioco, vi abbiamo dato un finale, bom, basta, gioco finito, stop, avete battuto il boss finale, GG, noi non ci abbiamo da aggiungere altro. È proprio triste sto finale, ragazzi, eh? E lo volete sapere qual è la cosa ancora più triste? Che vi ho detto che ci sono in totale 3 finali, noi ne abbiamo visto uno che è il finale canonico, da notare, canonico, nonché l'unico finale che si può ottenere giocando normalmente. Se adesso io faccio il New Game Plus e rigioco tutto il gioco e arrivo alla fine, durante questo percorso posso fare determinate cose per sbloccare 2 finali diversi, che sono il finale UFO, quello ridicolo, classico, che in tutti Silent Hill, scherzoso, e
Quello alternativo. Il finale alternativo, lo sapete cosa cambia? Ve lo dico, io non, di norma non ve lo dico praticamente mai, vi lascio il gusto di andare a vederli, ma qua fanno schifo anche tutti i finali. Nel finale alternativo, Heather uccide Douglas perché Heather è diventata cattiva. Che finalone. Colpo di scena, tremendo, pazzesco. Chi mai se lo sarebbe aspettato? Heather che uccideva Douglas. Che cazzata è? Ma voi vi immaginate quando io... Da ragazzino giocando a Silent Hill 3 mi sono fatto tutto il coso, no? Mi sono fatto tutto il gioco, poi ho ricominciato da capo per cercare di sbloccare le cose, vedere i finali, e mi vedo sti finali qua. Cioè già mi erano cascate le braccia. E poi non mi sono cascate ancora di più, perché non si aggiunge niente di meglio, anzi si aggiunge solo di peggio. E senza contare questo, ma anche la boss fight finale, ora, lasciate perdere che io volutamente mi sono messo lì a face tankare il boss, proprio di muso, una sberla io, una sberla te, chi regge di più, ma la boss è proprio bruttissima anche la boss fight, già se si mette in difficoltà arde un pochettino meglio, ma fa schifo lo stesso, proprio brutta, cioè sta parte finale è stata proprio fatta di corsa, ma si vede benissimo che loro qua a Konami ya, basta, capito, è scaduto il tempo, sto gioco deve uscire ora. Perché dico questo? Perché Konami ha fatto così con tantissimi altri giochi, tantissimi, compreso il più modernissimo Metal Gear Solid 5, che manco finisce, manco c'ha il finale Metal Gear Solid 5. Perché? Perché Konami basta, non ce ne frega niente, il gioco deve uscire ora, adesso, com'è, esce. E loro che hanno fatto, paracci, loro hanno preso e hanno arrabattato qualcosa in... Quanto l'avranno fatta sta roba? 2 giorni? Una settimana? Intendo la parte finale. Ma secondo me una settimana di lavoro tra doppiaggio, suoni, modelli, cioè è proprio una cosa, si vede, fatta proprio di corsa, quando c'hai proprio il fuoco alle calcagna, capito? L'acqua fino al collo. È un peccato enorme, ma alla fine questa è la morale di tutto questo Silent Hill. Se potevamo trovare delle morali fighe nel primo Silent Hill e nel secondo, che ci insegnavano qualcosa nella psicologia, nella vita dell'essere umano, in questo Silent Hill 3 purtroppo non c'è niente di tutto ciò, ma ce lo possiamo trovare noi. Possiamo vedere come al solito, il guadagno, i soldi, il lucro rovina sempre tutto. Sempre tutto, e che quando si cerca di fare qualcosa per guadagnarci, inevitabilmente viene sempre una mezza schifezza. Questa è l'unica morale che vi posso tirare fuori da questa pila di roba riciclata, ripresa di sana pianta, bozzata e fatta di corsa. Questa è l'unica cosa che vi ci posso tirare fuori. Ora, la nostra storia con questo capitolo di Silent Hill 3 è finita. E siamo pronti a procedere a Silent Hill 4, cosa che non farò immediatamente, come faccio sempre con i giochi horror, lascio sempre un po' di spazio tra un gioco horror e l'altro. In realtà, tra tutti Silent Hill c'è sempre passato un anno di tempo, dal primo al secondo al terzo, sempre passato un anno. Come dissi alla fine di Silent Hill 2, lo ridico di nuovo, sperando che questa volta si avveri. Io non vorrei davvero aspettare un altro anno per fare Silent Hill 4. Il problema è che la programmazione è veramente difficile da gestire ed è difficile trovare il momento giusto per portare un Silent Hill. Davvero, non sto scherzando, il caso, è stato puro caso che ogni anno ad ottobre avevo il buchino buono, libero per portare Silent Hill. Non è una cosa voluta da me, capite? È proprio una tradizione di sto canale, non lo so. Quindi hai voglia che io vi dico Silent Hill 4 ve lo porto prima. Ma a quanto pare c'è un'entità suprema che vuole che io Silent Hill lo porto ad ottobre di ogni anno, quindi io mi impegnerò a portarvelo prima, ma non so effettivamente quando vedremo Silent Hill 4. Detto questo, aspettatevi anche che Silent Hill 4 non sia un'altra figata come è stato Silent Hill 1 e Silent Hill 2, perché io ve lo porto anche Silent Hill 4. A me, per esempio, Silent Hill 4 è piaciuto un po' di più di Silent Hill 3 per vari motivi che andremo a vedere poi. Però, detta tra noi, sinceramente, Silent Hill 4 è più o meno sull'onda qualitativa di Silent Hill 3, non è che sia tanto meglio, perché vi ricordo quello che vi ho detto nell'episodio 0. Konami, mentre che fece partire lo sviluppo di Silent Hill 3, obbligò il team già ridotto di 40 persone, senza fondi, senza niente, li divise in 2 gruppi, ok? E
alcuni di essi hanno lavorato entrambi, tipo Masahiro Ito e Akira Yamaoka hanno lavorato contemporaneamente sia Silent Hill 3 che Silent Hill 4, che comunque anche in Silent Hill 4 c'è un team estremamente ridotto, quindi non vi aspettate in Silent Hill 4 tanto di meglio qualitativamente, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Il punto qual è? Che ci saranno notevoli differenze, perché almeno lì è una roba nuova, non è una storia completamente riciclata da Silent Hill 1, avremo qualcosa di nuovo finalmente, e questo lo rende secondo me migliore di Silent Hill 3, ma a livello qualitativo è sempre una roba fatta con pochi soldi, poche persone e di corsa, di corsa, perché questa è stata fatta veramente di corsa anche Silent Hill 4, senza contare il fatto che Silent Hill 4 doveva essere tutto un altro gioco e non un Silent Hill, doveva essere un altro horror che non c'entrava niente con Silent Hill, quindi anche lì vedremo come c'è stato infilato a forza gli elementi classici di Silent Hill e vedremo che stoneranno alquanto in quel gioco, che si vede da lontano un miglio che non è nato come un Silent Hill, ma è stato poi trasformato in maniera forzata e brutale in un Silent Hill, il che ne risentirà. Quindi anche questo per dirvi, ne riparleremo meglio nell'episodio 0 di Silent Hill 4, ma anche questo per dirvi, non vi aspettate anche per Silent Hill 4 un capolavoro come quello che abbiamo visto per Silent Hill 1 e 2, perché neanche quello, neanche Silent Hill 4 è un capolavoro di quel genere lì, ed è molto più affine a un Silent Hill 3 che non a un Silent Hill 1 e 2. Detto questo, spero almeno che sia stata piacevole questa serie, che l'abbiate seguita con interesse, che vi abbia insegnato un po' di come funziona lo sviluppo di un gioco, di come, di purtroppo del mondo avido che sta dietro all'industria videoludica e di questi incidenti di percorso che succedono e che hanno poi portato alla morte della saga di Silent Hill, perché con Silent Hill 3 è iniziato l'inesorabile declino che ha ucciso completamente questa serie, e forse se sarete fortunati vedremo anche proprio il declino stesso con Silent Hill Homecoming, Silent Hill Downpour, che comunque non fanno schifo schifo, non è proprio completa schifezza, ma niente a che vedere con quello che abbiamo visto in passato. Quindi spero che siete stati bene, spero che abbiate gradito questa serie, che ci abbiate imparato qualcosa, e noi ci vediamo prestissimo con una nuova serie che non sarà Silent Hill 4, almeno non per ora. Alla prossima!